Di solito la Basilica di San Nicola è aperta a quest'ora per permettere a tutti i fedeli e i turisti che vedete anche dietro alle mie spalle di entrare e visitare la Basilica e soprattutto ammirare la statua di San Nicola. Oggi questo però non è stato possibile farlo perché nella notte intorno alle 4 dei ladri si sono introdotti proprio all'interno della Basilica portando via il libro con le tre palle d'argento, una croce in argento con alcune gemme, poi dall'altra mano del santo un anello in oro con alcune pietre, infine è stata anche asportata una collana reliquiaria che appunto era indossata dalla statua. È un gesto sul quale si sono già espressi diversi esponenti anche del mondo politico. Lo stesso sindaco Antonio De Caro ha dichiarato che è stato un gesto ignobile perché chi ha compiuto questo furto in un luogo molto sacro e simbolico per Bari e proprio per la storia di Bari deve immediatamente fare un passo indietro, insomma, e il sindaco lancia proprio un appello di restituire quello che è stato rubato. La notizia, dice il sindaco, lo lascia appunto sgomento, un atto non solo di sacrilegio ma fortemente offensivo per tutta la comunità dei fedeli e dei devoti. In mattinata sono arrivati diverse forze dell'ordine, polizia scientifica proprio per effettuare i rilievi del caso a quello che è un furto che davvero lascia senza parole non solo i fedeli di San Nicola ma tutti i cittadini baresi. Sono andata a rubare, cosa strana per i baresi, San Nicola rubata, cosa strana per me. Quindi è strano vedere la Basilica chiusa? Ma certo che è strano, la Basilica la mattina alle 6 già suonano le campane, già si aprono le porte della Basilica, dalle 7 sta già la prima messa. La meraviglia è come mai la chiesa è chiusa? Io sono andato a messa là dentro stamattina alle 7:30, nell'uscita di là abbiamo visto la polizia, cioè la meraviglia è proprio quella, la meraviglia è proprio quella. Diciamo come che abbiamo subito anche noi il furto. E nel corso della mattinata poi sono arrivate le comunicazioni ufficiali. Infatti la Basilica di San Nicola ha diffuso una nota stampa dove viene scritto che dalle 3 alle 5:30 circa, come testimoniano le telecamere installate sia all'esterno che all'interno della Basilica di San Nicola, un uomo dall'aspetto giovanile, aiutato molto probabilmente da un complice non visibile però dalle telecamere, dopo aver divelto un'inferriata addosso proprio alla torre e sfondato la porta d'ingresso in largo Abate Elia, si è furtivamente intromesso nel tempio nicolaiano con il preciso intento di svuotare le cassette dell'offerta. Nell'impossessarsi poi, si continua a leggere nella nota, delle offerte contenute nella teca trasparente ai piedi della statua del santo, si è impadronito dell'anello, come dicevo in apertura, la mano destra, del libro con le tre sfere sulla mano sinistra e di un medaglione contenente una fiala della mamma. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Basilica di San Nicola. Continueremo ad informarvi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale.